Allora, Sindaco, dopo tanti anni si parla di PUG, Consiglio Comunale che ha sciolto, tra virgolette, le riserve e è passata non più l'adozione, ma l'approvazione del PUG. Che cosa succede adesso? Adesso succede che verrà inviata quella delibera a Bari e la Regione avrà i 150 giorni di tempo per verificare se è compatibile con tutte le normative e quindi ci sarà praticamente deplanano l'approvazione definitiva. Diciamo che può anche non rispondere e in quel caso è implicita l'approvazione. Dopo oltre 40 anni lucerà il suo nuovo piano urbanistico generale che sembrava non dovesse mai nascere, invece è nato dopo solo 7 mesi. Rinnovo questo discorso dei 7 mesi perché è chiaro che noi da giugno a fine agosto dirigente tecnico non ne abbiamo avuto e quindi è chiaro che senza un dirigente tecnico è impossibile parlare di PUG. Quindi diciamo che c'è stato un tempo record di lungaggine, ma a mio avviso c'è stato anche un tempo record per scioglierla questa matassa. Insomma, comunque alla fine un po' di criticità sono state portate avanti, c'è chi ovviamente si lamenta, c'è chi comunque oggi si aspetta tanto da questa situazione, è vero i tempi tecnici, ovviamente con questa consigliatura che va a finire c'è una campagna elettorale in corso e quindi bisognerà aspettare il nuovo Presidente, la nuova giunta, insomma passeranno dei mesi sicuramente, quindi diciamo che il 2016 magari si sarà qualche risposta, ma al di là di tutto tanti si aspettano che si muova qualcosa, che si alzano, come diceva un altro sindaco, voglio vedere tante gru in giro. No, qui non è una questione di gru, ripeto, ribadisco ancora una volta, noi il nostro dovere lo abbiamo fatto, ma i tempi tecnici certamente non lo possiamo eliminare, se ci sono dei passaggi di legge burocratici assolutamente indispensabili non ne possiamo non tener conto, ripeto, quello che era il nostro compito lo abbiamo assolto. È chiaro che se dopo 40 anni qualcosa è diventato di ormai non più procrastinabile, ma non sarà mica colpa nostra se manca da 40 anni, noi forse dovremmo avere il merito di averlo fatto in pochissimo tempo. Di criticità, sì, è certo, qualcuno ha messo in evidenza qualche criticità, quella di far diventare edificabili i terreni di tutti, quindi quelli di proprietà comunale, in danno di quelli di privati, magari i soliti privati. Se questa è una criticità, beh, siamo felici di aver fatto questa criticità. Lo sappiamo tutti che noi andavamo in questa direzione, lo sapevamo tutti, l'avevamo detto in campagna elettorale, noi ci crediamo in quella operazione di valorizzazione del patrimonio pubblico, perché io amministro il patrimonio pubblico e mi dovrebbero prendere a calci i cittadini se non provo a valorizzare al massimo il patrimonio pubblico, il patrimonio che mi hanno affidato in amministrazione. E a me fa sorridere invece che abbia una sfacciataggine veramente di criticare un qualcosa del genere, perché? Perché danneggia dei privati. Questa la dice lunga su quello che è successo in questi anni in questa città. Allora possiamo dire definitivamente che dopo 40 anni di monopolio in questa città, di varianti, di assenza di regole, beh, queste regole sono state ripristinate, ci saranno dei rilievi da parte della Regione, 30 giorni di tempo, perché questo è il tempo occorrente, non muore nessuno, non ci vogliono altri 40 anni, perché loro sono colpevoli di aver ingessato la città per 40 anni, anzi non averla ingessata, hanno ingessato il 99% della città, ma non hanno ingessato quell'edilizia, perché non dimentichiamo che in assenza di piano regolatore è nato un quartiere enorme come Lucera 2 e Lucera 3, è nata tutta la 167 in assenza di regole urbanistiche, perché nel 1980, il 74 è nato il piano regolatore, nell'80 già è morto perché è uscita la nuova legge urbanistica regionale alla quale noi non abbiamo mai adeguato il nostro strumento, siamo andati avanti solo a varianti, varianti e varianti, evidentemente pensavano di poter andare avanti all'infinito, la città ha deciso di voltare pagine e noi abbiamo fatto quello che la città ci ha chiesto di fare e adesso prossimamente ci rivedremo nel cimitero. E perché anche lì è entrata la speculazione, porremo fine anche a quella.
Senta, lei praticamente ha detto delle criticità, praticamente c'è un discorso di tante situazioni, varianti, diciamo un termine improprio. Abbiamo messo una pietra tombale sopra tutto e quindi adesso possiamo procedere in attesa ovviamente del giudizio finale della regione, quindi basta con una pietra tombale, adesso l'urbanistica si fa in un'altra maniera. Non è una pietra tombale, è una nuova programmazione del territorio comunale e tutti quelli che pensavano di poter vivere ai danni della comunità facendo richiesti di risarcimento di danni per mancate ritipizzazioni, quello e quell'altro, dovranno trovarsi un altro lavoro per vivere, perché non sarà più possibile fare queste richieste di risarcimento danni, semplicemente perché abbiamo riprogrammato il territorio comunale. Ultima battuta, ovviamente è provocatoria, ma fino a un certo punto. C'è il presidente delle famose aree bianche, quindi parliamo di Francesco Caporicci, che ha fatto una battaglia non solo personale ma per tante altre situazioni. Insomma, si lamenta e parla di un'approvazione che praticamente poi alla fine non servirà a niente, perché addirittura si parla di magistratura. Cosa ne rispondiamo? Forse non servirà a lui, se ha dei rilievi da sottoporre alla magistratura li vada a fare, perché è un suo diritto e anche dovere, oserei dire, ma non provi a intimidire chi ha avuto il mandato dagli elettori di amministrare. Noi abbiamo avuto quel compito, facciamo il nostro lavoro, lui facesse il proprio di dovere, forse non va nella direzione sperata, forse non lo so quali sono i suoi problemi, noi sappiamo semplicemente che abbiamo da tutelare interessi collettivi, se qualcuno ha da tutelare interessi particolari può essere anche legittimo assolutamente, ma non è il nostro compito, è quello opposto al nostro.